tedesco di una bomba d'aereo americana risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuta in un terreno agricolo. Sentiamo Marco Fondi. Ci hanno avvertito con dei fogli attaccati sotto le palazzine, ci hanno dato degli orari di evacuazione. E bisogna fare un po' di sacrificio, anzi, grazie a loro che riusciamo a risolvere questi problemi. Rientreranno nelle loro case questo pomeriggio i 4.400 cittadini evacuati nel raggio di 1,5 km dal punto dove si trova la bomba. L'ordigno era stato rinvenuto in un terreno agricolo nei pressi di Palestrina. Si tratta di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale di origine americana, una bomba da 250 libbre, circa 120 kg, con all'interno 60 kg di esplosivo. Gli artificieri dell'esercito sono al lavoro dalle prime ore del mattino. Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Roma. Il disinnesco per la rimozione delle spolette sono dei congegni destinati ad attivare l'accensione della carica interna esplosiva, è avvenuto circa un'ora fa. La bomba resa inoffensiva sarà trasportata in tutta sicurezza in una cava, sempre nei pressi di Palestrina, per farla brillare.